Poi là, ciao Mirko, Ciao Davide. questa parte è sempre fintissima, perché, Sì. vabbè, sei, come stai? Tutto bene, tu? Benissimo, la prima cosa che ti volevo chiedere è la cosa che c'hai alle spalle, perché mi ricorda un po', sì, il Questo muro, graffito? sì, cos'è? È un graffito con scritto Mirko. Ma dai, Poi farò una foto e ve la faccio vedere, dai. carino, chi l'ha fatto? Un mio amico. Io sono appassionato di queste cose, di disegni. Quindi ho avuto l'idea di farmelo fare in camera. Per la felicità della mamma? Sì. È stata contenta. Contento. Senti un po', intanto ti volevo dire che tu sei pieno di fan già adesso, e infatti se vai a vedere nei commenti dell'articolo con le domande che ti hanno fatto, vedrai che Sì, ho sono già visto un po'. tutte tue, tutte tue. C'è una che dice sei più bello di Gabriel Garco, vabbè. Tu Grazie. ti senti bello? Ma che domanda era? Io non ero. Vedi, tu ti senti bello? Di. Carino, mi sento, dai. Ok, Sono eh? No, che ne so, a giudicare dalle fan sembra proprio di no. Vabbè, senti un po', incominciamo un po', come ho fatto la volta scorsa con Leo Carmine. Prendiamo le domande che ti fanno i lettori e le lettrici sul blog. Va bene? Ok. Allora, c'è per esempio Sara che ti chiede: la tua famiglia e i tuoi amici hanno appoggiato la scelta di fare l'attore? Mio padre e mia madre sono stati molto felici che volevo intraprendere questa carriera. I miei amici, dopo che hanno visto il film, anche loro sono rimasti molto, cioè, spiazzati, ecco. Ma è stata. E, scusa? No, no, dimmi, dimmi, mi interessava. Spiazzati Molto perché? spiazzati. Molto spiazzati, perché ha detto chi diceva quanto sei antipatico, quanto sei stronzetto, quanto sei. Ecco. Vabbè, infatti poi c'è qualcuno che dopo ti chiede se sei. Vabbè, adesso ci arriviamo. E ti chiede però sempre Sara, quando e come hai iniziato? Allora, mi ricordo che stavo in un bar e ho trovato un volantino che parlava di un film di Giovanni Veronesi a Roma, e allora ho inviato delle foto e mi hanno chiamato per questo provino. Sono andato, ma non mi hanno preso. Allora ho capito che questa cosa mi piaceva, fare l'attore, dico. E allora, con l'aiuto dei miei genitori, mi sono fatto iscrivere ad un'agenzia a Roma, che poi mi ha mandato a svariati provini, tra cui i braccialetti rossi, che infatti sono durati da gennaio a giugno, i provini di braccialetti rossi. Però E eccoci qui. è andata bene. È andata bene, è andata bene. E infatti, vediamo un po' che cosa ti chiedono. Ah, poi c'è, vabbè, un po' di cui ci sono tante curiosità. Non era successo prima con gli altri due ragazzi. Ti chiedono in tanti tutto ciò che accadrà prossimamente a Braccialetti Rossi, però non credo che possiamo dire tutto. Ma vabbè, vabbè. Senti un attimo, ti chiede per esempio Valeria e tanti altri in realtà. I pregi e i difetti di Davide, quindi il personaggio che interpreti, e se ti rivedi nel personaggio. Allora, pregi e difetti di Davide. Davide aggressivo, È un pregio e un difetto? apparentemente, perché comunque anche lui ha un lato sensibile, chiuso Sì. e rifiuta non, a nessun costo, non vuole stare a nessun costo in ospedale, è sofferente. Anche alla fine? Oppure si affezionerà al. No, si affeziona. Va bene. Non Poi? posso dire Lo so, immagino. particolarmente. E poi scusami. No, ti dicevo sempre, questi erano pregi o difetti? Difetti, dai, diciamo. I pregi? I pregi che si scoprono verso la fine, comunque, che beh, Che? come ho già detto prima, che ha uno strato sensibile e che non so come dire, dai. Ok, vabbè, che è più buono di quello che sembra. Mettiamola così. Sì, è vero. Oh. Apparentemente, come ho già detto, sembra di coccio, duro. E tu invece ti rivedi nel personaggio?
Sì, dai, un po' mi ci rivedo. Infatti ho visto un po' di foto, a parte sei Non maniaco dei... sono così duro e aggressivo come potete vedere in alcune scene, però io apparentemente posso sembrare, con chi non mi conosce, scontroso. Ah, in realtà no. No, no, dopo che mi si conosce bene, socievole, solare. Ok, va bene. C'è stato, ti chiede Stefano, c'è stato un momento in cui hai improvvisato sul set? Sì, quando non mi ricordavo qualche cosa improvvisavo, anche il regista stesso ci diceva di improvvisare. Ah. Sì, se non ci ricordavamo una cosa, improvvisate. E quando hai improvvisato, poi la scena è andata, come dire, Sì, per bene la oppure è prima stata... scena è stata quella dell'ascensore. Ah! Sì, ho un video che mi ha fatto mio padre che mi diceva, che gli dicevo: Giacomo, senti, ma se io non mi ricordo qualcosa, improvviso. Sì, bravo, Ah, è improvvisa. vero, l'ho visto quel video, l'hai Sì. pubblicato. L'hai pubblicato perché tu Sì, l'ho pubblicato. sei un po' maniaco di social, Facebook, Sì, ma Twitter. io sono appassionato. Ah, che preferisci? Facebook, Twitter, Instagram? Twitter. Ho conosciuto da poco Twitter, devo dire che mi piace molto. Ah, no, ho visto, è veramente attivo. Soltanto che tu non segui Davide Maggio su Twitter, a Davvero? differenza... Ah, no, lo farò subito. Beh, mannaggia, stavo per dire una parolaccia, ma non No, ma posso sicuro perché... non parlato su Twitter, no? Non lo so, non lo so, non lo so, Stavo vabbè. chiamando a me? No, chiamano me, penso un po'. Aspetta che blocchiamo subito, così stiamo a posto. Vado. Vabbè, andiamo avanti. Ti chiede un po', Marco 89. Dice, Sì. c'è stato un momento in cui hai avuto delle difficoltà a tenere certi comportamenti o a dire certe battute? Sì, Ah! ad esempio a Mirko dire ciccione di merda, tipo... Non è che mi andava tanto, però alla fine ecco qua. In effetti, povera Stella, è massacrato quella mia. Quando siamo molto amici. Ma nella vita o amici di Nella vita, nella set? vita. Ah, sì? Ah, bello questo. Romano anche lui. Stati, Romano anche lui. Ah. sì, come Francesco. Dicevi, siete stati? Siamo stati, comunque lui andava e veniva e andavamo d'accordo, ma come tutti. Ah, in realtà, Leo, Carmine, dice che voi siete tutti amici. Invece Brando dice di no. Cioè, come a dire, sì, tu... Guarda, ti devo dire che noi all'inizio, il primo mese che stavamo in Puglia, ho creato un gruppo su WhatsApp e là ci contattiamo tutti, a volte ci chiamiamo, ma comunque siamo un bel gruppo, dai. Bene, bene, bene. Però magari vi vedete poco, forse intendeva quello Brando Sì, ci che... vediamo poco, ecco. Ogni tanto vengono a Roma per doppiare o per fare qualcosa, andiamo a mangiarci una pizza con Nicolò Iardi. Ah, carino, carino. Vabbè, poi c'è Davide che dice: ti rendi conto che tu e i tuoi cinque compagni recitate meglio di attori adulti come Garco e l'Arcuri? Però non lo so. Tu segui le fiction con Gabriel Garco e Manuel Arcuri? Mia madre sì. Ecco. A volte vedo anche quello che vede mia madre, cioè non sono appassionato proprio di Gabriel Garco e Manuel Arcuri. In Di che sei appassionato? che senso, gli attori? No, sì, in generale, in televisione, magari. A me mi piace Ah. Carlo Verdone, Christian De Sica, un po' quelli che fanno ridere. Comici, sì. Anche horror mi piacciono. Anche? Horror. Ah, tipo? Beh, Insidious, questi così, i bambini impossessati. Tu non lo sai invece, sei tranquillo. Vabbè, Tranquillissimo. e invece programmi televisivi, attori a parte, Mi è piacciono fiction. molto quei giochi tipo quiz. Non Ah. mi ricordo come si chiama quello che sta andando in onda questi giorni. Che Dove? fanno delle domande su Rai 1. Cos'è l'eredità? Mi stanno mia madre mi ha suggerito l'eredità. Grande mamma, un saluto alla mamma. Poi l'eredità, vedi, questo farà discutere questa tua risposta, perché dicono poi alla fine che il Rai 1 è una rete per persone anziane o quantomeno un po' più grandi, e invece ti guardi l'eredità. Bravo, invece bravo, so, sì, è un gusto. Poi andiamo avanti. Ah, ti chiede Martina, che è una tua fan scatenata, da quello che mi è sembrato di capire, ti chiede quali sono i segreti per interpretare un personaggio diverso da te, quindi presumo i segreti per fare l'attore. Beh, bisogna
impegnarsi, poi ti deve piacere quello che fai e se puoi ne hai le possibilità di fare dei corsi di recitazione e segnarti a un'agenzia soprattutto. Ma se io per esempio adesso ti mettessi alla prova e ti chiedessi di fare una faccia triste, adesso mi fa la faccia, una faccia triste, Da cane vai, bastonato. dai, dai, una faccia da cane bastonato, vai. La faccia di uno che è stato lasciato dalla fidanzata. Vabbè, riesci a piangere, raccomando, è ancora presto. Stando a contatto con Pio, Moisè, Ruggero, ci ha insegnato un piccolo trucchetto che Tipo? bisogna stringere così, non so Vai, se vai, avvicinati, avvicinati. Sì. stringere gli occhi e ti escono le lacrime, è una Ah, cosa vera. ah, vabbè, magari ci sono anche, mi sa, delle polveri che ti aiutano Sì, a lacrimare. aloe. Sì. Finta. Ah, va bene, andiamo avanti, vediamo un po' che ti chiedono ancora. Allora, ah, vabbè, questo l'hai già detto prima perché Matte ti chiedeva chi ti ha scelto e come sei stato scelto per Braccialetti Rossi, ma l'abbiamo chiesto. Poi c'è Chiara che invece ti chiede se ci si deve aspettare un felici e contenti, un vissero felici e contenti in sostanza, quindi un lieto fine, oppure se ci saranno degli eventi infelici nel corso delle prossime puntate. Purtroppo ci sono. Eventi infelici? Aia, tanti? Beh, ci sono comunque, non tanti, però ci sono. Ah, da fazzoletto? Pure di più. Addirittura, ah, muore qualcuno? No. Ah, meno male. Meno male, quindi non muore nessuno. No, era importante perché sennò poi. Ah, ti chiede Zopcorn invece che fine ha fatto la mamma di Davide? Che fine ha fatto? Che fine ha Adesso fatto? tornerà nelle prossime puntate. Ah, torna! Ma non Laura Chiatti, Ah! Ho la capito Laura mamma, Chiatti. esatto. La mamma è morta, la mamma di Davide. Voleva saperne di più. Si sa che è successo o è morta e basta? No, io so solo che è morta. Ah, perfetto. Tu la serie originale l'hai vista? Vedevo qualcosa, ma non tanto, perché come ho già detto nelle interviste precedenti, Davide, sì, Davide, scusami, Giacomo ci diceva di non guardarle. Infatti me l'ha detto anche, mi sa, Brando. Ha fatto bene perché non vi ha condizionato, no? Pronto? Ho Sì, detto, non va condizionato, non voleva che vi condizionasse. sì. Senti un po', poi c'è Gioia. Gioia. Gioia che ti chiede la canzone preferita di Davide e ogni volta. Ogni volta. È quella di Mirko? Io non ascolto tanta musica, non ho un genere preferito. Quando accendo la radio e c'è una canzone, l'ascolto. Ah, è l'ultima che hai Non vado a ascoltato? cercare proprio la canzone che mi piace. L'ultima che hai ascoltato? Nessuna. Io non ho finito. Oppure il CD proprio di Braccialetti Rossi. Mannaggia, anche la pubblicità. Che dobbiamo, beh, diciamolo che adesso è possibile comprarlo in Sì, si può abbinamento a. comprare da domani con TV Sorrisi e Canzoni. Mazza, preparatissimo. E chi? E chi? Sì. Che vuol dire? E il giornale. Ah, non ho capito, Il scusami. giornale chi? Con TV, Sorrisi e Canzoni e chi? Sì. Braccialetti Rossi? Noi? Voi? La E colonna, chi? il CD? La colonna sonora? Bravo, a 9,99 con TV, Ah, 9,99 euro. Sorrisi e Canzoni o con chi? E Ok. anche chi se ne frega, insomma, se vogliono comprarselo, se lo comprano invece, guarda che c'ho. Ah, anch'io ne ho un Braccialetto. po'. Sì, abbiamo la scorta. Tra l'altro, mi pare che li regalino di nuovo tra un Sì, po'. sì. La pagina. Braccialetti Rossi. Ma ti imbarazzi tu normalmente? Quando la gente mi ferma per strada, sì. Ti fermano? Sì, alcuni mi hanno fermato. Perché? Oppure quando vedo che parlano e Hai io visto sento quello? Quello di Braccialetti. Viola. Eppure non si direbbe Non sei. si direbbe, no. Viaggi? Posto Sì, mi piace viaggiare. più bello che hai visto? La Grecia.
Dove? Ersoniso sono stato, Ah, Creta. con chi? Con papà e mamma? Mamma e papà. Oh, meno male, è bravo, perché poi se no... Tu sei consapevole che questa fiction ti può lanciare, no? E ti può dare tanta visibilità. Trampolino. Bravo, mannaggia. Sei contento? Certo. E i progetti futuri? Che cosa vorresti fare? Beh, non lo so, adesso pensiamo alla seconda serie, come vanno gli ascolti e poi chissà. Li hai visti stamattina? Sì, 30, 22 e 22, 35. 22 e 6 milioni e 200. Bravo. Più di 6 milioni. L'ho E condiviso su Twitter, ma adesso un attimo. con questi risultati si farà quasi certamente la seconda serie, per cui siete a Sì. posto. Vabbè. Ma ti hanno seguito... I tuoi ti hanno seguito in Puglia? Ah, Puglia è stata mia madre, mio padre andava e veniva. ti è piaciuta? Sì, la Puglia è stata stupenda. Non c'eri mai stato? Sì, da piccolo però. Ah, vacanza. Vacanza. Ah. Senti un po', io direi adesso di, se tu volessi, di lasciare, visto che ce n'hai veramente tante di fan, un commento lì sul Certo, lo blog. farò. Poverine, così sono tutte contente. E poi, come hanno fatto tutti i tuoi colleghi braccialetti, devi fare il promo per la prossima puntata di Braccialetti Rossi che andrà in onda domenica prossima. Adesso? E certo. E poi devi dire che per tutte le informazioni su Braccialetti Rossi, dov'è che si devono collegare? Su davidonaggio.it. Bravo, va bene, ok. Dai, vai, allora, fai il tuo promo, tutto per Ragazzi, ragazze, signore e signore, te. domenica alle ore 21:30 su Rai 1 Braccialetti Rossi, la quarta puntata. E per informazioni su Braccialetti Rossi andare su davidemaggio.it. Grande Mirko. Noi ci sentiamo presto allora. T'abbraccio. Ci sentiamo presto, Davide. Ci sentiamo su Twitter adesso. Bravo. Lo sappiamo. A presto. A presto, ciao a tutti, grazie. Ciao.